Un'altra domenica speciale per Arezzo all'interno del parcheggio Mecenate, con la partenza dell'ottavo raduno provinciale Auto e Moto Storiche Città di Arezzo. Tanti appassionati dei motori in giro per il centro storico aretino e anche per le frazioni limitrofi. Un'iniziativa di CN Arezzo e della sua Onlus Social Net insieme ai club di auto e moto storiche. Con la particolarità che a riprendere l'evento sono stati dei filmmaker d'eccezione, ossia gli studenti dell'Istituto Comprensivo Severi. Ci si diverte, e qui chi viene qui oggi si diverte perché gli piacciono i motori, gli piacciono le macchine, gli piacciono le moto, ma nel contempo si fa anche del sociale, ovvero divertendosi si riesce a fare anche qualcosa di buono. Tutto il ricavato, ricordiamocelo, andrà in beneficenza come tutti gli anni, e quindi è sono due aspetti che vengono messi insieme, che sono assolutamente fondamentali per l'amministrazione e per ATAM. È assolutamente fondamentale sostenere questo tipo di iniziative, la nostra presenza qui lo manifesta ancora di più. Non è che sono i padroni di casa, direi che i padroni di casa sono gli aretini, perché questo è un parcheggio degli aretini, questo è parcheggio Mecenate. Oggi un'iniziativa come questa valorizza in maniera importante il parcheggio, perché chiama molte persone, quindi fa vedere anche a chi per diverse ragioni non lo ha mai visto come è strutturato, come è comodo, e io aggiungo anche come conveniente, perché è il parcheggio più conveniente di Arezzo. Oggi ospitiamo un'iniziativa che unisce due cose: è una festa di popolo perché ci sono persone che portano la propria auto e la fanno vedere, quindi è anche un modo per mostrare un qualcosa che uno ha recuperato, quindi un'operazione anche storica nell'auto, perché questo è importante, e dall'altro la vicenda che secondo me è più importante di tutti, che è il messaggio, quello sociale. Siamo orgogliosi di avere organizzato questo ottavo raduno con CNA Arezzo in collaborazione con la nostra Onlus Social Net. È un raduno che non è agonistico, ma che ci porta in una competizione che è quella della solidarietà. Siamo orgogliosi nei 7 raduni precedenti di aver realizzato una somma superiore ai 34.000. Ci vede partecipi per la solidarietà, e per quanto riguarda quella di anno scorso è stata interamente devoluta per i terremotati del centro Italia. Abbiamo qui due macchine storiche di una grandissima marca, che è la Lancia. Questa è la più vecchia, è una Lancia Augusta, sicuramente degli anni 30, perché fu l'ammiraglia degli anni 30 della Lancia Augusta, rigorosamente guida a destra. E di qua abbiamo la Ardea, altra Lancia degli anni 46-52, sempre con guida a destra. Queste sono state le macchine più importanti della Lancia, sia dell'anteguerra e subito dopo. Abbiamo qui Franco, il capo degli organizzatori di questa bellissima manifestazione che per l'ottavo anno ci riporta qui al Mecenate. No, sembra quanto a me che partiamo dal Mecenate. No, da quando noi abbiamo fatto la preinaugurazione di questo parcheggio, ancora non era aperto con la prima edizione. Quindi il 2011 è l'età del parcheggio in cui è stato costruito. Bella manifestazione, vedo che partecipano tutti i macchinisti come me che hanno le auto d'epoca e anche le moto d'epoca. La finalità è importante per il calcite. Il calcite non solo, ora abbiamo un po' un occhio di riguardo per le famiglie, persone meno fortunate che hanno subito danni dal terremoto. Ci sono stamattina anche gli alunni della scuola media Severi a indirizzo multimediale che faranno in pratica un'attività pratica in campo in base agli studi fatti durante l'anno scolastico, e quindi noi cerchiamo di organizzare al meglio e speriamo che vada tutto bene. Quante macchine ci saranno? L'anno scorso abbiamo superato i 200 mezzi e quest'anno vedo che più o meno saremo sulla stessa cifra, e in più quest'anno il Comitato Civiltà Contadina del Ruscello ci ospiterà a pranzo con i famosi maccheroni fatti dalle donne di Ruscello. Carlo De Pasqua, appassionato di tante cose, di quelle vecchie, quindi era il mio socio nel museo della civiltà contadina, e quindi ora però è qui in veste di appassionato di auto d'epoca. Sì, signore.
Allora, auto d'epoca. Che dici? Poi è collezionista di cinema. Ecco, bravo. Quindi proprio a te ti piace la roba vecchia, ma ora da qui e là siamo diventati anche noi, quindi allora sì. Proprio, ci piacciamo anche noi allora. Sì, io ora la giorni mi rifaccio il motore. Ma te rifai il motore, va bene. Appassionati di auto d'epoca, malati, ecco, malati, ecco malati, quindi motore indipendente. Il dottor Dal Pozzo, Pietro Simoncini e il grande, il grande Mazzi, quindi il mitico Mazzi, quindi. Certamente, ecco. Certamente. Allora questa giornata qualcuno vuol dire qualcosa? No, Mazzi è l'unico che ha. Mazzi, il segretario. Giornata bella, dai, sono le prime uscite in motocicletta, noi almeno, gli altri sono tutti in macchina, però l'importante è una cosa, andare tranquilli per cercare di tornare a casa la sera tutti vivi e vegeti, come si dice. Meno che male che siamo stati graziati dal tempo buono. Ecco, bravo, viaggiare tranquillamente solo per divertimento. Poi dopo ci sono tutte le prerogative, il tempo è bello, il sole c'è. L'assessore Comanducci, anche lui vedo che è appassionato di auto e moto d'epoca, quindi è venuto a trovarci e quindi ci dirà qualcosa in proposito a questa bella raccolta di vecchie glorie. Sì, noi siamo appassionati, io sono venuto col mio Vespino 50 stamani e volevo fare volentieri anche il raduno perché è molto particolare, poi tutto intorno alle nostre province hanno gastronomia locale, quindi sta andando molto bene. Tra l'altro Arezzo è famosa ormai per i suoi raduni, l'anno scorso ce ne sono stati 25 in un anno, quindi praticamente due al mese. Quindi stiamo diventando un po' il punto di riferimento anche sull'antiquariato delle auto e moto, quindi ben venga un evento come questo. Ecco, quindi nulla, diciamo, osta che un giorno si pensi effettivamente di imbastirci qualcosa anche di diverso. No, secondo me bisogna imbastirci qualcosa di diverso, anche perché questo tipo di raduni attrae tanto. Una volta che magari sono qui anche i turisti, bisogna essere bravi noi a fargli conoscere anche la città e fare la famosa promozione che ci manca tanto. Quindi può essere, diciamo, una scusa per venire a Arezzo e poi visitarla. Allora abbiamo anche il maestro Scattoni, che però non ha macchine d'epoca, perché a lui gli piace la roba di giovane, capito? Ah, giusto, sbaglio. Bene, perfetto. Sì. E quindi di conseguenza viene qui a vedere, a studiare, a cercare qualcosa. Ma lui le voglie, però dopo non se le toglie. Le mai. Macchine, le, hai detto le macchine giovani, ma quelle con le quattro ruote? Oppure, sì, sì, in sì, generale sì. Gli piacerebbe tutto quella roba giovane. Ah sì, ecco. Cioè, gli piacerebbe. Sì. Mettiamo sempre a condizionare. Anche senza le ruote? Anche senza le ruote. Allora, ma dopo come scusa, ma io mi chiamo Enzo, mettiamo le franchini anche per. Scusa, ma dopo come fai senza ruote a camminare? Ma che fai dopo senza camminare, senza le ruote? Ah, c'ho la macchina, ecco, ecco. A Barulloni, ecco, va bene, va bene. Preparato un po' dei nostri prodotti della pasticceria San Clemente di Arezzo e come sempre ormai da anni collaboriamo con il raduno d'auto d'epoca
quindi cerchiamo di preparare sempre il meglio. Quindi sai che mangiano, eh? Sì, sì. Perché hanno sempre fame, non lo so io. Perché, a piedi, tanto tanto, ecco, devi sapere che loro... La scusa è quella di andare a raduni. Sì, però la scusa è quella, è quella di mangiare. Ecco, capito, cioè, quella non è una scusa, quella mangiare, è sicuro, guarda.